Ciao. 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 Sono arrivato. Hey. Ragazzi, mettetevi, fatevi vedere le maglie. Una parte non si manica costa di costruire. Io sono palasato. Un attimo. Mettetevi più in qua così. Allora, perché non si vede qui. Guarda, ragazzi, qua, vedete, guardate qua un attimo, vista qua un attimo. Bene. Possiamo farne una col vista con uno e una col vista con uno così? Perfetto. No, sicuramente, ho visto che a Udine c'era poco spazio per giocare, siccome ho tanta voglia di giocare, ho detto alla società c'è la possibilità di andare via in prestito per un anno e mi ha accontentato, la squadra che si è fatta pisciotta è stato il Chievo e sono felice di essere arrivato qua perché credo molto nella società, nel progetto che mi ha parlato, quindi anche se ho firmato un anno e ho un prestito per un anno, però speriamo di iniziare a far bene perché è un campionato molto, molto importante anche per me personalmente. Gli obiettivi di Langella per quest'anno quali sono? Ma sicuramente rifare bene come l'anno scorso a Bergamo. Sono partito con molto entusiasmo, quasi molto, molto entusiasmo per dare una mano a una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato. Credo che abbia un ottimo gruppo, quindi vengo qua per dare una mano e come ho detto prima speriamo di iniziare bene. In due parole prova a descriverti. Ma sono un giocatore che ama giocare sulla fascia, è tanti anni che gioco lì, anche se l'anno scorso ho giocato da centrocampista puro che non ho mai fatto, però con Del Neri mi sono trovato bene, ho fatto anche un ruolo che non avevo mai fatto, ho imparato un ruolo nuovo, però ho sempre giocato come terzo attaccante di fascia. Sono venuto qua anche perché il mister vedo che gioca in questo modo, quindi potrei sfruttare al meglio le mie caratteristiche. Possiamo dirlo, eri uno dei pezzi pregiati di questo mercato e ti chiedo perché hai scelto Verona e soprattutto il Chievo? Beh, è stata la società più decisa, più concreta nel volermi prendere. E col DS Sartori ci siamo sentiti un giorno, io ho dato subito ok perché sono contento di venire qua, è una piazza importante, è una società che ha sempre lavorato bene sul mercato e ha fatto sempre dei buoni campioni in Serie A. E dopo il mio infortunio penso che questa sia la piazza ideale, vengo con grande entusiasmo e spero di dare una mano al mister e ai nuovi compagni. Se non sbaglio questo è il tuo nono anno consecutivo in Serie A? Sì, 8 l'Udinese e primo col Chievo. Prova a descriverti un attimo i tuoi nuovi tifosi, che giocatore sei? Un incontrista, uno che non molla mai, che tanto cerca di inserirsi, è una buona corsa e spero di dare una mano ai miei compagni. Quest'anno l'obiettivo è la salvezza, c'è poco da dire, insomma, bisognerà lottare fino all'ultima giornata per mantenere la categoria. Sì, il campionato quest'anno sarà un campionato ancora più difficile e più bello perché sono piazze importanti, quasi tutte le piazze importanti sono in Serie A. E sicuramente la salvezza è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere il prima possibile, raggiungere quella quota 40 punti. Il primo impatto con questa nuova realtà com'è stato? Sei appena arrivato, quindi bisogna ancora avere un po' di pazienza e di tempo. Ma no, la città la conoscevo perché sono spesso anche da Udine. Mi fa un po' strano dopo 8 anni di Udine trovarmi in una squadra, però sono un grande entusiasmo, come ho detto, e non vedo l'ora di cominciare.